Buongiorno a tutti, grazie a voi che siete qui in presenza oggi e grazie a tutti quelli che ci seguono da casa per questo momento significativo di inaugurazione della mostra dedicata alle fotografie di Paolo Marton sulle ville venete per i 1600 anni di Venezia. Una mostra promossa dalla regione del Veneto organizzata dal comune di Vittorio Veneto, con il patrocinio del Granducato di Lussemburgo a Venezia, dell'Istituto Regionale delle Ville Venete, del Consorzio Ville Venete e con il contributo di Granducato di Lussemburgo a Trieste, dell'Associazione Ville Venete, della Famiglia Marton, di Marton Division SRL. E di studio Grimaldi, progetto grafico e allestimento IEM Comunicazione. Abbiamo qui dei graditi ospiti, ma prima di iniziare a parlare della mostra e del suo senso, diamo la parola al Sindaco della città di Vittorio Veneto, il dottor Antonio Miatto. Prego, Sindaco. Buongiorno. Buongiorno a tutti e bentrovati, sia voi che siete qua che appunto a coloro che ci seguono da casa. 2021 non era soltanto la ricorrenza centenaria del Militignoto, evento che abbiamo eh, ricordato con la dovuta enfasi, ma ricorrono anche appunto 1600 anni della fondazione di Venezia Mitica, fondazione di Venezia. Cosa avvenne nel 421? Ma nessuno lo sa. Preferiamo in questo caso calarci nel mito e tenercelo caro visto che è effettivamente molto pregnante. E questo allestimento della mostra qua in Serravalle ha il suo ulteriore significato perché Serravalle fu uno dei primissimi, qualcuno dice il primo, probabilmente uno dei primissimi territori in terraferma amministrati dalla Serenissima Repubblica, che ci accompagnò fino a... Al 797, con la triste dipartita di quella forma di governo così particolare, forse eh, erede della stessa Roma attraverso Costantinopoli e i suoi eh, importanti contatti che aveva avuto con la città lagunare. Ecco, io oh, sono stato contento che il mio assessore avesse intrapreso questa, questa via. E il risultato sembra essere molto buono e lo vedremo tutti quanti assieme, magari con l'inaugurazione e le successive visite. Io ringrazio quindi Antonella, ringrazio la famiglia Marton e tutti coloro che sono intervenuti per la buona riuscita dell'evento. Grazie. Il punto di vista mio, il punto di vista dello storico dell'arte. La mostra per i 1600 anni di Venezia è una mostra che vuole mettere a fuoco quello che è un patrimonio straordinario che la Serenissima nella sua storia millenaria ci ha lasciato. Un patrimonio che si sviluppa in un territorio molto ampio. Dai confini della Lombardia all'Adriatico, dal Cadore fino all'Istria. Eh, la volontà quella di celebrare i 1600 anni di Venezia, puntando l'accento e l'attenzione non soltanto su quello che è l'aspetto di Venezia come città sul mare, che tutti conosciamo, il mito di Venezia. Perché noi siamo convinti che per comprendere la civiltà veneziana bisogna spingersi nell'entroterra Veneto. Bisogna comprendere come Venezia abbia intrapreso nei secoli una importante politica di bonifica, di drenaggio delle acque, di trasformazione di territori incolti in culture produttive. E quindi il percorso all'interno del paesaggio dell'entroterra Veneto, quel paesaggio dolce dei colori che sono stati fermati nelle tavolozze dei grandi artisti del nostro Rinascimento, da Tiziano a Giorgione, alla Lotto, ai Bellini, ecco, quel paesaggio, quel paesaggio a volte commovente ci riserva la sorpresa di vedere incastonato nel verde un palazzo nobiliare una villa classicamente composta. Ed è lì che comprendiamo la grandezza di Venezia. E quindi le ville venete diventano quasi il simbolo di una avventura, di un percorso intrapreso dalla Serenissima di voler recuperare un territorio e del lavoro di generazioni di genti, le genti venete che hanno trasformato in luogo accogliente quello che prima era un luogo paludoso. Una magia, quindi. Una magia che è stata fotografata dall'occhio, dal cuore, di un grande professionista, Paolo Marton. La mostra è sì dedicata ai 1600 anni di Venezia, ma io vi assicuro che all'interno si respira la professionalità, l'amore, la passione che Paolo Marton aveva per questo grande patrimonio. E proprio per questo motivo la prima sala della mostra è dedicata interamente a lui, al grande fotografo. Paolo Marton aveva gli occhi che brillavano nel momento in cui parlava della sua passione, nel momento in cui raccontava della fatica di lavorare con il banco ottico, nel momento in cui mi diceva che prima di scattare una qualsiasi fotografia aveva bisogno di percorrere in totale solitudine e silenzio le sale vuote di quegli edifici. Per respirarne la storia che vi era passata. Beh, da questo voi potete capire come non è possibile fare il fotografo d'arte se non si conosce la storia dell'arte e se non la si ama profondamente, come lui l'amava. Una mostra quindi che si sviluppa su piani diversi sul tema, intorno al tema della villa, rappresentando. La villa come architettura, la villa e il territorio circostante, i giardini, il paesaggio, le statue, la pittura. E poi all'ultimo piano, sottotetto, una bellissima sorpresa, una sorta di installazione multimediale che sono sicura vi coinvolgerà. Ma che cosa sono queste ville venete? Che cosa significa civiltà delle Ville Venete? Con quella famosa frase coniata dal professor Michelangelo Muraro che definisce perfettamente quel patrimonio, quel sistema di arte, cultura, architettura, storia che connota fortemente il nostro paesaggio. Il, un sistema che eh, affonda le radici in un percorso di cambiamento della civiltà della, eh, di Venezia e della cultura veneziana, per cui ad un certo punto in una determinata situazione socio-culturale, politica, economica, ci fu il patriziato veneto che decise di cominciare ad investire nell'entroterra di trasformarsi in eh, patriziato dedico al mercato eh, sul mare a un patriziato legato allo sfruttamento della terraferma. Ma che cosa era cambiato? Beh, voi lo sapete tutti che fino al 1345 era vietato ai veneziani acquistare terreni nell'entroterra. Venezia aveva paura che in questo modo i patrizi avrebbero potuto diventare ostaggio della eh, nobiltà locale, legata ancora alle strutture feudali, o diventare ostaggio delle signorie confinanti e quindi era preferibile dedicarsi al mercato sul mare, ai traffici mercantili, secondo quel detto, quell'imperativo quasi categorico, coltivare il mar e l'assastar la terra. Improvvisamente, da quel momento, dal 1345, anno in cui il maggior consiglio, a strettissima maggioranza, abroga la legge che impediva ai veneziani di Coltivare ed investire nel territorio veneto, da quel momento ha inizio quella che io ho chiamato la civiltà delle ville venete. E da quel momento i nobili decisero di acquistare i terreni, di sodarli, drenarli, bonificarli e far fruttare lì le enormi ricchezze accumulate con la mercanzia. Ma poi la storia è lunga, continua e complessa e non stiamo a ripercorrerla tutta. C'è un altro momento che mi pare importante in questo contesto di sottolineare, e cioè siamo nel 1556, anno in cui Venezia crea il magistrato dei beni inculti. Cioè, crea quell'ente che avrebbe dovuto disciplinare tutta quella vasta operazione di bonifica del territorio, sottraendolo quindi alla libera iniziativa del singolo. Prende in mano le redini di questa vasta operazione, ma perché dietro c'erano stati intellettuali che avevano spinto in questo senso, ma anche perché Venezia si rende conto che soltanto in questo modo riuscirà. A trasformare un territorio variegato in un possedimento strettamente nelle sue mani pur nella libertà di ogni singola provincia. E ovviamente tutto questo è possibile sotto la pax romana, eh, veneziana scusate. Ecco quindi che inizia e si sviluppa questa civiltà delle ville venete: c'è bisogno a questo punto di un qualche architetto illuminato che sia in grado di comprendere che l'esigenza di queste famiglie nobili che dal loro palazzo del Canal Grande si spostano nella terraferma, l'esigenza dicevo è quella di avere un palazzo in grado di assolvere alla funzione di rappresentare l'importanza della famiglia ma d'altro canto di servire d'azienda agricola perché quello era lo scopo. Ebbene, chi fu il genio che comprese questo e riuscì a creare questa nuova forma, formula architettonica ben chiara nelle ville venete? Fu Andrea Palladio, un architetto sensuale dal mio punto di vista nelle sue realizzazioni, che riprende tutto quello che era il eh, patrimonio di forme dell'architettura classica, colonne, frontoni, architravi e lo ricombina in modo totalmente libero, assolutamente creativo all'interno di questi edifici, andando a sottolineare come la bellezza sta nell'idea, non tanto nei materiali. Il Palladio abbandona il marmo idealizzante e anche le colonne saranno di mattoni intonacati. È quindi classica l'architettura di Palladio? Questa è una bella domanda sulla quale poter riflettere. Io credo di sì nel momento in cui va ad interpretare lo spirito dei classici, però lui ricombina in formule completamente diverse tutto quel repertorio, creando qualcosa di assolutamente nuovo. E allora la villa sarà la villa, la villa palazzo, pensate alla villa Manini di Passariano, la villa sarà la villa tempio. Pensate alla Rotonda a Vicenza, oppure sarà la villa azienda Agri agricola a Emo, Villa Emo a Fanzolo, oppure manterrà anche quel ruolo importante di centro culturale dove si ritrovano i circoli umanistici rinascimentali, come a Villa Barbaro a Maser. Le ville quindi hanno questa caratteristica fondamentale di riprendere l'ideale classico, tipico del Rinascimento, tra l'altro nel momento in cui, dopo il sacco di Roma del 1527, Venezia si rende conto di essere l'unica possibile candidata a portare avanti quell'ideale tramontato a Roma. E quindi le ville saranno delle ville che riprendono l'idea della villa romana, la villa aperta, la villa armoniosamente collocata all'interno del territorio, la villa che respira in totale armonia con l'ambiente naturale. L'idea della villa aperta romana, che caratterizza il nostro patrimonio di Ville Venete, più di 4.000 edifici, che si trovano all'interno della nostra regione, non solo, anche nel Friuli, eh, realizzati nell'arco di cinque secoli. L'idea della villa aperta la troviamo non soltanto nell'architettura, ma anche nella decorazione degli interni, perché gli interni, attraverso tutta una generazione di eh, decoratori e artisti importanti, le pareti interne verranno a volte sfondate illusionisticamente attraverso una pittura il famoso trompe l'oeil che crea queste finte colonne dietro le quali si aprono degli spazi paesaggistici straordinari. La villa respira all'interno del paesaggio, le pareti si annullano e noi vediamo il paesaggio all'interno che continua poi nel paesaggio all'esterno, il paesaggio che circonda la villa, prati, alberi, campi, fiumi, corse d'acqua. Ma la pittura all'interno delle ville, questa è la terza e ultima sezione che troverete poi, avrete modo di assaporare all'interno della mostra attraverso le fotografie di Paolo Marton. La pittura all'interno delle ville percorre, e questo abbiamo voluto mantenerlo all'interno della mostra. Percorre dal mio punto di vista due aspetti fondamentali, l'ideale eroico e la scena di genere, idealità e concretezza, che poi sono gli aspetti, come vi dicevo prima, che caratterizzano anche la costruzione della villa stessa, idealità e concretezza. Questo. Eh, queste decorazioni all'interno del, delle ville rappresentano quindi dei cieli azzurri dove si librano personaggi eroici insieme ai rappresentanti della famiglia, messi allo stesso livello. È un modo di nobilitare le famiglie, di mantenere a loro quell'aura che li caratterizzava anche quando erano a Venezia, nei loro palazzi del Canal Grande, non si sono trasformati in contadini, ma si sono trasformati in famiglie, in imprenditori che sanno gestire un territorio, ma mantengono questa idealità, questa nobiltà. Quindi dei, semidei, eroi eh, esempi, tra l'altro, tratti dalla storia romana dove è possibile dare indicazione ai nobili che vivono all'interno delle ville, di quelle che devono essere le virtù da seguire, perché la virtù e la cultura rimangono due aspetti fondamentali che queste famiglie devono perseguire. La musica la poesia, la danza, il canto. E passiamo poi alla scena di genere, quindi a quelle rappresentazioni realistiche che ci danno un campionario di quelli che potevano essere i passatempi delle famiglie di allora. Ebbene, per chiudere, io devo dirvi che siamo riusciti all'interno della mostra ad accostare due immagini che rappresentano... Due inserti pittorici all'interno di Villa Valmarana ai Nani, dove hanno dipinto padre e figlio, Giambattista e Giandomenico Tiepolo. All'interno di quell'universo concluso, che è Villa Valmarana, noi troviamo esplicitati, armoniosamente collegati tra di loro, questi due aspetti, alla pittura idealizzante del padre corrisponde invece la rappresentazione realistica del figlio che fa vedere come la ricchezza di pochi abbia dietro invece questa società povera, umile, rassegnata, molto più ampia che quella dei contadini, ma all'interno di Villa Valmarana attraverso i colori brillanti di questi due artisti, questi due aspetti che poi sono gli aspetti che caratterizzano il rococò veneziano e cioè caratterizzano quella che è una società ormai inesorabilmente, purtroppo, totalmente in declino. Bene, con la magia dei colori sono sublimati e questi due artisti riescono ad essere complementari con una pittura che mette brillantemente in scena il teatro della vita. Grazie. Ecco ora, lascio la parola e, come io vi dicevo, il punto di vista dello storico dell'arte adesso il punto di vista del fotografo Fulvio Orsenigo. Grazie Fulvio. Grazie, eh, grazie, grazie a voi di essere qui. E, sì, la mia prospettiva è forse un po' più eh, rasoterra, un po' meno diciamo alta rispetto a quella che avete ascoltato ora. E, io quello che volevo proporvi è un, uno sguardo da fuori, eh, nel senso che non avendo mai conosciuto personalmente Paolo Martone, posso dire di eh, aver cercato e aver provato di, a conoscerlo attraverso il suo lavoro. Quello che vi proporrò dunque è una, una sorta di lettura critica della sua opera. E per fare questo eh, vorrei proprio iniziare dalle, dalle sue stesse parole, eh, parole che troviamo in alcuni testi che si trovano a conclusione dei volumi di cui lui ha realizzato le campagne fotografiche. E eh, a partire da queste parole vorrei provare a delineare il contesto nel quale Paolo Marton si è trovato ad operare e, a, e proverò ad evidenziare alcuni meccanismi che, per così dire, stanno sotto alla costruzione delle sue immagini. In questo modo spero di poter offrire eh, alcuni strumenti aggiuntivi eh, per poter guardare e apprezzare le sue fotografie, non limitandosi al puro pregio estetico che pure eh, indubbiamente c'è, e neppure semplicemente all'aspetto tecnico. Sebbene questi due eh, aspetti eh, siano eh, di importanza fondamentale nel suo lavoro, come lui stesso sottolinea e come cercheremo di vedere nel, nel prosieguo di questo discorso. Allora volevo proporvi eh, uno stralcio da questo testo che si trova nel volume che, Sui Palazzi Veneziani. È un testo, è un volume del 1989, quindi ritengo che il testo sia. Coevo o forse di poco precedente. Cito: Forse fotografare queste meraviglie, naturalmente sono, è sottinteso i palazzi veneziani in questo caso, ma la stessa cosa può essere detta delle ville venete. Forse fotografare queste meraviglie non è considerato dai più come espressione eccelsa dell'arte fotografica che deve essere soprattutto la capacità di fermare sulla pellicola il momento magico e irripetibile di una particolare combinazione di luce, soggetto e forma. Personalmente ritengo che sia invece uno dei compiti più importanti della moderna fotografia professionale quello di riproporre i grandi temi dell'architettura e dell'arte in modo nuovo, tecnicamente ineccepibile, ma non freddamente documentaristico. Si tratta quindi di realizzare una fotografia personale e creativa, sostenuta da un valido supporto culturale, tesa a raggiungere uno spettacolare risultato che solo il controllo del mezzo tecnico più professionale può garantire, sia pure a prezzo di una fatica sconosciuta a chiuse il piccolo formato. Ecco, direi che si tratta di una vera e propria dichiarazione di intenti, questa, e anche di un. Un progetto visuale molto preciso. Però, leggendo tra le righe di queste, di queste parole, quello che mi ha colpito è che da queste parole emerge un problema, una tensione direi, tra due piani tra loro molto differenti. Uno è il piano professionale, cioè quel piano per il quale il fotografo è chiamato a realizzare immagini tecnicamente ineccepibili. Eh, ma non solo, anche che siano aderenti alle, alle, alle ragioni per cui verranno utilizzate. E un piano più sfumato che Paolo Marton chiama personale e creativo e che io forse definirei come autoriale. In questo mi conforta quella velata polemica che c'è nelle prime righe delle, dello scritto che vi ho, che vi ho letto. Ehm, riguardo al fatto che molti non considerino la, fo la, la fotografia d'arte come una delle espressioni più alte diversamente invece dalla fotografia dell'attimo decisivo. Ecco, è come se eh, con queste parole Paolo Martone rivendicasse una dignità autoriale alla, alla fotografia d'arte, nella quale eh, quello che accade è che eh, la presenza dell'autore è molto mimetizzata ed è molto mimetizzata per ragioni oggettive. Allora vediamo di capire quali sono queste ragioni, quindi andiamo a vedere un po' nel dettaglio che cos'è questa fotografia d'arte e quali sono le dinamiche che si muovono all'interno di questo campo. Beh, ovviamente eh, l'oggetto, eh, diciamo, prioritario, anzi l'oggetto, della fotografia d'arte sono quelle produzioni umane che per diverse ragioni vengono considerate particolarmente significative, rappresentative, direi, anche di un periodo storico e di un contesto sociale. Sono, potrei dire, delle chiavi di lettura e come tali devono essere guardate e conservate non solo per una pura contemplazione estetica ma anche e soprattutto come, come esempi, come esempi di bellezza e di armonia, come esempi di potenza ovviamente, come esempi anche delle capacità tecniche e del genio di chi li ha realizzati e come esempio, perché no, di autorappresentazione della committenza. Ora, voi capite che oggetti di questo genere sono profondamente radicati nel nostro immaginario e tendono quindi ad una certa fissità, non si prestano facilmente a essere interpretati, rappresentati liberamente in maniera audace, diversamente da altre forme di fotografia. Sono, diciamo, rispetto a questi oggetti, bisogna mantenere un certo equilibrio e una certa. È una certa distanza e, come come, eh, come si può diciamo eh, ragionare rispetto appunto alla, a come si comporta un, un fotografo di fronte a questi, a questi oggetti beh eh, capite che eh, non, è molto difficile eh, imporre una propria, eh, una propria visione diciamo, autoriale. Eh, non c'è molta libertà, eh, quindi ci sono una serie di sottintesi che vanno in un qualche modo eh, valutati. Eh, diciamo che questi oggetti, eh, appunto, eh, in, quanto, in quanto esempi, eh, tendono a, ad, una certa, ad una certa fissità. E, mh, quali sono questi, diciamo, questi elementi sottintesi? Beh, direi che il primo che mi viene in mente, per esempio, è eh, la necessità e l'esigenza di una descrizione fedele completa. Eh, per esempio il fatto che eh, questi, questi edifici, queste architetture eh, siano state pensate, progettate, costruite per essere guardate da un preciso punto di vista, eh, questi, il contesto nel quale questi edifici si trovano. È mutato enormemente rispetto a, quando, a quando, è stato quando sono stati costruiti e quindi il fotografo si trova a dover ritagliare, diciamo nelle proprie inquadrature, eh, quegli elementi che sono di disturbo e che sono di disturbo di quell'immaginario che noi tutti abbiamo. Eh, per intenderci è chiaro che se io devo progettare un, un, un viaggio per visitare le Ville Venete eh, certamente non, non sarei eh, invogliato a fare questo se vedessi delle fotografie di questi eh, edifici circondati dall'edilizia degli anni 60 e 70 o da una grande strada in cui c'è un grande traffico, questo per intenderci. Eh, ancora per esempio ehm, c'è richiesta una, una neutralità del, del fotografo una certa trasparenza una trasparenza nella quale eventuali eh, diciamo così dimensioni personali e sfumature emozionali devono essere solo alluse e rimanere un po come dire sullo sfondo ecco eh, naturalmente poi tutti, tutti questi eh, queste esigenze, questi elementi vanno accordati con gli strumenti tecnici della rappresentazione, in questo, caso, in questo caso la fotocamera, che non è mai neutrale, e poi ancora con esigenze divulgative, quindi con un immaginario, con un denominatore comune più che altro, che renda diciamo, fruibili queste immagini ad un pubblico vasto. Come potete capire il, il fotografo d'arte è ben lungi dall'essere libero e lo spazio di, eh, di movimento, il suo spazio di movimento è molto limitato, eh, dove per spazio di movimento io intendo ovviamente la possibilità di poter esprimere una, una dimensione autoriale. Eh, Proprio per le ragioni che abbiamo appena detto. Eh, L'insieme, anzi direi l'intreccio di eh, questi vincoli costituiscono quello che si potrebbe chiamare, così un po' a grandi linee, una griglia visuale. Una griglia visuale molto precisa e molto esigente. E se da un lato questa griglia visuale, come abbiamo visto, è diciamo, estremamente limitante, vincola in maniera molto, molto precisa il fotografo, dall'altra però è un, un, un alleato potentissimo, è quasi una assicurazione, un, una garanzia per l'ottenimento di quel risultato. Eh, straordinario a cui Paolo Marton mirava. Il gioco del fotografo d'arte sta tutto qui, eh, nell'equilibrio tra il rispetto o l'evasione dalle regole, dalle regole di questa griglia visiva, di questa griglia visuale più che, vis che visiva, eh, tra l'equilibrio tra il piano professionale e eh, diciamo il piano autoriale e l'equilibrio alla fine tra la differenza tra eh, la riproduzione di un'opera e l'interpretazione di un'opera. Eppure nonostante, nonostante Paolo Martone abbia raggiunto in moltissimi casi quel risultato eccezionale, quella che lui chiama uno spettacolare risultato, eh, sembrerebbe che questo non basti, è come se qualcosa non giungesse a compimento. Eh, ed ecco che allora, come una sorta di esploratore, eh, si mette in navigazione in cerca della sua terra ignota, una terra ignota che trova eh, nel, nella scultura del canova. Io vorrei leggervi a questo proposito. Il testo, che una, una, una porzione del testo che lui ha scritto a riguardo di questo lavoro. Non finirò mai di stupirmi di fronte alla straordinaria capacità della luce di trasformare qualsiasi oggetto di ripresa. Questa affermazione è ancora più vera quando il soggetto della fotografia è qualcosa che deve al mutare della luce tutto il fascino, anzi l'essenza stessa della più profonda natura. Mi riferisco alla fotografia delle opere d'arte che si sviluppano nello spazio tridimensionale, come le architetture e soprattutto le sculture. Quando il fotografo si muove senza limitazioni nell'ambiente che circonda l'opera e può, a suo piacere, disporre della sorgente di luce, allora veramente ha nelle sue mani i migliori strumenti al servizio della propria creatività. Così la fotografia d'arte, la fotografia dell'arte si nobilita diventando interpretazione e non più fredda registrazione della realtà. Ecco, se, se facciamo attenzione, questa è un po' come dire la, la conclusione del cerchio, la chiusura del cerchio rispetto al primo testo. E qui eh, nel lavoro sul canova eh, Paolo Marton si prende tutte le libertà possibili si libera in un certo senso da questa griglia visuale, sperimenta, eh, esplora, eh, naviga attraverso queste, queste sculture. Che cosa succede? Beh, per un osservatore esterno come me, quello che succede è che nelle sue immagini, questi due piani, che sono appunto il piano, chiamiamolo così, Professionale, dove il piano professionale non è assolutamente riduttivo perché eh, comprende oltre alle capacità tecniche anche una certa sensibilità, un'educazione dell'occhio, oltre che una passione e un talento certamente naturale, ma educato. Eh, succede che eh, questi due piani rimangono come dire separati, non riescono mai a fondersi fino in fondo. Eh, è un'esplorazione che come spesso accade agli esploratori eh, non raggiunge eh, l'obiettivo che ci si è prefissati prima, ma arriva ad una conclusione che poi spetterà ad altri di sviluppare e di comprendere appieno. Grazie. Grazie a Fulvio Orsenigo, adesso chiamerai sul palco per l'associazione Ville Venete Alberto Passi. Buongiorno, eh, porto il saluto della Presidente la, eh, Isabella Collalto dell'Associazione per le Ville Veneti di cui io sono stato presidente per nove anni e adesso faccio parte del Consiglio Scientifico. E mi trovo proprio a casa oggi perché eh, intanto eh, sono molto amico della famiglia, da sempre, della famiglia Marton, eh, Cino Marton che è qui, eh, era in classe con me al liceo. E siamo sempre rimasti, anche se vedendoci poco, abbastanza vicini, legati, ma sempre, sempre con un sentimento di amicizia mai esaurito. E, e perché eh, ovviamente si parla di ville venete che sono una passione travolgente. Eh, a me capita di dover gestire una, una villa veneta e qualche anno fa dicevo... Eh, Comprende tutte le cose che io avrei voluto fare nella vita. È un, un insieme di cose così eh, complessa, articolata e, e varia che ehm, non lascia spazio a, a, ad, altre, ad altre possibilità se non quella di eh, gestire ogni angolo, ogni momento di, queste, di, questa, di questa casa, di questi luoghi. Eh, la storia è. È fondamentale conoscere la storia delle ville venete, che è stata molto ben narrata, e, e sapere che erano sì case di eh, nobili, ma erano case eh, nate prevalentemente per il lavoro. In un momento particolarissimo della storia della Repubblica, dopo Cambrai, eh, eh, Venezia dice che la mia America sarà, sarà la terraferma inventa qualcosa che non, ancora non esisteva in questo mondo feudale e con questo progetto di Alvise Cornaro eh, sviluppa quella che lo stesso Cornaro chiamerà santa agricoltura. Non solo, l'approccio in terraferma dei, eh, dei veneziani eh, riscopre l'enorme immenso patrimonio d'acqua. E ci sono ormai degli studiosi, sono più di 30 anni che si studia l'economia veneta nella terraferma e con questo enorme patrimonio d'acqua, la terra più bagnata d'Europa, il Veneto sicuramente, ehm, diventano con la ruota del mulino, la leva del maglio e la, e la, la ruota dentata, riescono a creare manufatti, la loro grande capacità manifatturiera e a commerciare questi manufatti in tutto il mondo allora conosciuto, diventano industriali, qualcuno dice, cento anni prima della grande rivoluzione industriale. E le ville venete erano a presidio anche di questa dimensione organizzativa, economica, eh, fondamentale per il mantenimento della, della Repubblica, della grande Repubblica. Eh, è vero, eh, sindaco, non sappiamo cosa sia successo nel 421. Sicuramente nel 697 viene eletto il primo doge e durerà questa storia fino al 1797. Sono forse 1600 ma sicuramente 1100 anni di storia ed è la più lunga storia repubblicana che il mondo conosca. Ora queste ville a migliaia punteggiano in maniera strategica, non casuale, il territorio veneto. E per la prima volta, i dettati di Vitruvio, ma poi del De Crescenzi, che era un intellettuale veneziano, mettono in pratica quella che era una teoria della coltivazione dei campi e nasce una, una, una nuova economia che è quella della sistematica e ragionata coltivazione dei campi, e le ville venete ancora al centro di questo sistema straordinario. Ora. C'è un signore che a un certo punto comincia a viaggiare per le campagne, intorno ai primi anni 50, e documenta oltre 2000 ville, si chiama Mazzotti. E lui fece una, documentò questo patrimonio che stava andando a perdersi. Dopo la caduta della Repubblica le ville implodono, non è più quel grande network che gestiva economia nei territori, eh, sappiamo le genti venete eh, a metà dell'Ottocento non hanno più cibo, non hanno più lavoro, anche se si mantiene una, un, un senso insomma, delle campagne che conosciamo, ma c'è anche la grande immigrazione, una storia tra l'altro che non è mai finita perché arriviamo fino alla fine degli anni Sessanta del Novecento, io ho amici che, figli di contadini, mi dicono che a 10-12 anni soffrivamo la fame a causa della caduta della Repubblica Veneta e di questo um, ostracismo, questa dimensione della Repubblica che viene messa in un buco nero della storia. Il Guicciardini, che scriverà il primo libro della storia d'Italia, manco nomina Venezia, la odiava, era un toscano, la odiava, ma. Capite? E allora Mazzotti documenta questo mondo che era rimasto abbandonato in grande parte e farà una mostra a Treviso, poi in Europa, poi in America, poi andrà a Roma a battere i pugni e decide, e insomma riesce a far sì che nasca l'ente nazionale Ville Venete. Poi si trasformerà in istituto regionale per le Ville Venete con l'avvento delle regioni. Negli stessi anni, siamo nel 79, nasce anche l'Associazione dei proprietari delle Ville Venete. Quando finisce l'ente nazionale, si pensava che fosse un ente inutile, ehm, i proprietari dicono no, ma noi. e quindi si riuniscono. E nel eh, 1979 nasce l'Associazione per le Ville Venete, che compie 42 anni, quindi, quest'anno. Eh, Un'associazione che mh, negli ultimi anni si è prodigata finché questo patrimonio venisse effettivamente conosciuto. Eh, e allora ecco perché mi trovo a, ca a casa. Perché con Mazzotti io un po' ci ho lavorato anche negli ultimi anni della sua vita. All'epoca all editavo I Quaderni del Sile, che era una, un quaderno che. Eh, parlava dell'acqua, del territorio, del suolo, eh, no? parlavamo così di, e parlavamo anche molto di ville venete, di percorsi da fare, da sviluppare sul territorio. Eh, e poi è arrivato Paolo, Paolo Marton, che non faceva un lavoro di documentazione, ma faceva un lavoro poetico, eh, da artista. Eh, e, e che quindi ridocumenta questo patrimonio in una chiave nuova e diversa, sempre nel tentativo di far esplodere, conoscere questo straordinario patrimonio che, che ancora a molti di noi è sconosciuto, diciamolo pure. Eh, io mi sono abbastanza ispirato a Mazzotti, a Paolo Marton, anche c'è un altro fotografo che ultimamente ha fatto un libro dall'alto a volo d'uccello, scoprendo che il territorio Veneto sia sì, un po' stato massacrato dal nord-est che non va demonizzato, guai. Eh, è stato politicamente eh, mal gestito, eh, lasciando lo spazio alla speculazione, ma era necessario in una terra così eh, abbandonata come era il Veneto e il Friuli. Eh, ma alzandoci appena a volo d'uccello scopriamo che sì, è vero, cioè, ci sono anche dei piccoli disastri diciamo, eh, ter nel territorio, ma, ma non così gravi. In realtà c'è ancora un territorio straordinariamente intonso, con un paesaggio che è quello del, del Grand Tour, il grande paesaggio di cui si innamoravano tutti gli intellettuali e che viaggiando vedevano questa questa terra coltivata così come mai era, stata, era stato fatto. Un modello peraltro adottato poi da tutto il resto del mondo. Eh? Eh, Jefferson, eh, terzo presidente degli Stati Uniti d'America, quando decide che il suo paese dovrà avere un'economia prevalentemente agricola, sceglie il modello veneziano, peraltro di una repubblica che con la classicità del Palladio aveva recuperato nel frontone il tema della Repubblica ateniese, il tema della Repubblica romana, stava nascendo la grande Repubblica americana con un'economia agricola e per significare questo al mondo e al suo popolo, questa scelta, cosa farà la Casa Bianca come una casa del Palladio? E il Palladio oggi sappiamo, dopo la mostra che ha fatto il giro del mondo, è il, uh, stato dai due rami del Parlamento americano spesso uno contro l'altro, armati, per la prima volta nella storia di questo, di questa, eh, eh, de della politica eh, americana eh, il, eh, il Palladio è stato nominato padre dell'architettura americana. Eh, un'architettura di pace. Le ville non hanno mura di difesa devono essere viste da lontano, ecco perché di fronte hanno queste prospettive, lo stradon come viene chiamato, luoghi in cui c'è pace, lavoro, qualità di vita, cultura, la cultura che era anche la, la, la vera spada di Venezia, no? Con, loro dicevano noi sappiamo le cose, dicevano che chi sa comanda e dicevano anche che chi non sa le cose non è stupido o ignorante, ma è pericoloso, perché combina un sacco di guai sia che sia un padre di famiglia che un uomo politico. La cultura è ciò che conta. È per questo che poi Venezia diventa anche molto antipatica al mondo. Bene, Mazzotti, Paolo Marton e altre rappresentazioni di queste ville che piano piano, negli ultimi anni, sono diventate, usiamo la parola, un brand, cioè un marchio. E si lavora molto, l'associazione lavora molto per, per sviluppare questa conoscenza, è una piccola associazione per un grande patrimonio, ma lavora molto per valorizzare questo, questo marchio, questo, questa cultura che sta nelle ville venete. Eh, questo, con, questo concetto di civiltà, di civitas, di bene comune. Eh, ecco, questa è, è il senso dell'associazione, il senso delle ville venete con cui si lavora. E ripeto, eh, è, un, è un percorso complicato proprio perché c'è ancora scarsa conoscenza e scarsi mezzi, anzi, per far conoscere questo patrimonio. Ma la parola piano piano sta diventando virale. Eh, si usa la parola ville venete anche a sproposito a volte, adesso. Eh, perché la Villa Veneta è comunque sta diventando un simbolo di qualcosa di particolare, di grande, di eh, importante da vari punti di vista e quindi è un, è un, si, si definisce come un concetto. Ecco. Quindi questo è il lavoro che fa l'associazione e ripeto, mi trovo eh, bene oggi con gli, gli amici della famiglia Marton. Mi trovo, sono felice di vedere questa mostra che è stata già ben illustrata, sono felice di, di percepire che c'è una storia che emerge, emerge, emerge e farà di questo patrimonio, dico ancora un'ultima cosa che è una notizia interessante, c'è una fondazione Visentini che recentemente ha studiato questo grande patrimonio veneto ma non solo, anche nazionale di dimore storiche, sono circa 37.000 di cui circa 10.000 sono aperte al pubblico. Pensate che, documentato, queste 10.000 dimore che sono non nelle città ma nei territori, eh, più del 50% sono nei territori, eh, portano un'economia eh, nel nostro Paese che è paragonabile di poco inferiore ai musei civici aperti al pubblico. E siccome arriva nei territori c'è anche un altro dato che la Fondazione Visentini ha esplorato e sta esplorando, per ogni euro che voi date a una villa veneta andandola a visitare o a un palazzo storico, un castello, un luogo nei territori, ne spendete da 2 fino a 8 sul territorio. Quindi è il territorio che si arricchisce di questo grande patrimonio nazionale che noi abbiamo. Quindi le ville venete sono un fenomeno unico, siamo quelli che ne hanno pensato il diciamo che abbiamo il un quinto del patrimonio eh, architettonico paesaggistico eh, del paese da gestire, quindi una grande ricchezza. Grazie. Grazie. E il senso della mostra va proprio in questa direzione, nella la volontà di dimostrare questa straordinaria determinazione culturale della Serenissima. Diamo la parola per chiudere a una rappresentante Giuliana Marton della famiglia Marton. Grazie Giuliana. Mio... Eccomi, ecco. Allora, la prima cosa che mi viene da dire è che sono felice, felice di essere qui in questo prezioso e antico teatro, di aver ascoltato parole che hanno trasformato questa inaugurazione, secondo me, in un seminario di studio. Grazie all'analisi storico-culturale, artistica, che chiamiamola qui professoressa storica dell'arte. Uh, Uliana ha fatto grazie alle parole del fotografo del professor Fulvio Orsenigo che ci ha dato una chiave di lettura anche diversa, nuova in conta con quel riferimento un po' al percorso verso quasi la magia e la ricerca esplorativa di Paolo e grazie anche all'intervento del rappresentante dell'associazione dei proprietari delle ville venete. Io sono molto felice anche per un altro motivo più personale, più familiare, perché si realizza oggi un desiderio, un sogno che si ricollega a una promessa, alla promessa fatta a Paolo alcuni mesi prima adesso vado con le emozioni, scusate, ad alcuni mesi prima della sua morte, Paolo era preoccupato che il grande patrimonio e il lavoro della sua vita fatto con passione con una fatica che forse aveva anche minato ancora di più la sua salute era preoccupato che un po andasse un po' perduto che rimanesse nell'ombra e che ci si dimenticasse di lui e allora in quel momento a me è venuto in mente qualche cosa questa promessa che al di là dei libri che c'erano già, che erano diffusi a livello internazionale, che erano preziosi, fosse anche necessario un qualcos'altro, proprio quasi un dono che si poteva fare, questa mostra, questa esposizione. E lì si è messo in moto qualche cosa e l'accoglienza, grandissima, e qui lo devo dire, dell'assessore in questo caso, Chiamiamola così Antonello Uliane, quindi dell'amministrazione della città di Vittorio Veneto, ha consentito che questo sogno si concretizzasse e diventasse realtà. Molte persone, molte risorse economiche, culturali, umane si sono messe in moto per realizzare questa mostra con la competenza, la professionalità necessarie e voi avete misurata quanta competenza e professionalità ci sia nell'assessora, però anche con una passione, con quella stima, con quel ricordo. E qui voglio ringraziare anche un'altra persona, Andrea Maroelli, dell'agenzia che, che ha avuto il compito poi della realizzazione concreta. Eh, diciamo che i lavori sono cominciati da febbraio in tanti incontri. Bene, lui è sempre stato disponibilissimo, attento, in ascolto. Non ha mai eluso le richieste, le osservazioni che venivano fatte da Maria Pia, che ha dato un grandissimo contributo, la moglie di Paolo, a questa mostra con la ricerca delle fotografie. Sempre, sempre in ascolto. E credo che questo abbia consentito anche a lui di conoscere meglio Paolo come persona e come fotografo e di tradurre poi nell'allestimento della mostra quello stesso rigore, quello stesso puntiglio quasi, quella ricerca, quell'attenzione che erano proprie anche di Paolo. E è stato detto in maniera. Molto più competente rispetto a me, ma voglio aggiungere anch'io questo. Allora, Paolo mh, ci permette di osservare con un occhio diverso, con un occhio altro la realtà, le immagini e spesso le architetture, le sculture, ma soprattutto, secondo me, gli affreschi. Si svelano, lo dicevano anche alcuni proprietari a Paolo. Paolo, ci hai fatto vedere o ci ha fatto vedere qualcosa che noi ancora non conoscevamo della nostra villa. E quindi è proprio questo, questa capacità che aveva e di far vedere nuove linee, nuovi spazi, nuove luci, nuovi colori. Che danno il senso a questa mostra perché io mi sono chiesta: siamo qui nel territorio delle ville venete, abbiamo l'originale, abbiamo le ville, abbiamo gli affreschi, ecco la fotografia d'arte. Che cosa può servire? Beh, ci serve anche a questo: perché noi, guardando le immagini fotografiche di Paolo. Potremmo ritrovare la voglia di vedere e rivedere le ville venete con quello sguardo che va più a fondo, che coglie, per cui magari guardando una statua riusciamo a riconoscere, a riconoscere quel sorriso che Paolo aveva fissato in un particolare. E quindi, proprio questo credo il senso. Cito. Male, e in breve una frase di Proust che diceva: Viaggiare non è vedere nuove terre, però è vedere con nuovi occhi, con altri occhi. Quindi l'augurio che vi faccio ringraziando davvero tutti quelli che hanno contribuito, tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa mostra per le nostre famiglie così importante ed essenziale, auguro a tutti un viaggio, un viaggio attraverso le ville venete con gli occhi del cuore e della mente del fotografo Paolo Marton, mio fratello Grazie, grazie a tutti voi. Adesso andiamo a tagliare il nastro. Inauguriamo la mostra e per chi ci sta seguendo da casa avrete alcune immagini d'anteprima di quella che è la mostra che poi siete tutti invitati a venire a visitare dal vivo. Grazie. Applausi